Buona domenica e benvenuta al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con martedì 2 maggio. La festa del lavoro ha riportato alla cronaca la recente inchiesta sui fondi del Piano Sanitario Nazionale, grazie al lavoro della Procura di Catania che ha fatto emergere i giochi di potere intrecciati con politica e corruzione ed ha indignato quei cittadini, lavoratori onesti, che nonostante tutto credono ancora nella meritocrazia e nella giustizia. Avete festeggiato il 1º maggio? Sì, dico a voi lavoratori, onesti lavoratori, uomini e donne che ogni mattina vi svegliate e cercate di sbarcare il lunario onestamente. Voi sì, avete festeggiato, ma sono sicura che avete pensato per un attimo, solo un attimo, al terremoto catanese sulla sanità. Questa inchiesta che dalle intercettazioni fa rabbrividire per la sua prepotenza nelle affermazioni, una disinvoltura nel linguaggio che lascia allibiti. Io ci dico, dammi il nome, io poi me lo sistemo, hai capito? Bandi ad hoc che svelerebbero retroscene e consuetudini, mogli, amanti, figli, parenti, amici, via via con l'elenco lungo per arrivare all'obiettivo, il posto fisso. Potere, quello di chi gestisce la cosa pubblica per alimentare il proprio apparato, in questo caso con un sistema di turbativa di selezioni di tipo clientelare e familistico, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, in spregio ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Un inquietante contesto criminale, per usare le parole della GIP Simona Ragazzi, quando si riferisce ai destinatari di misure cautelari, nel quale metodicamente, senza remore o freni inibitori e con la facilità impressionante di organizzarsi in tempi brevissimi, si programmano e commettono reati. E voi, onesti lavoratori, meritocrativamente corretti, avete festeggiato il 1º maggio? Sì. Perché la dignità non si compra, perché guardandovi allo specchio la mattina troverete limpidezza e coraggio, tanto coraggio. Matteo Messina Denaro è in carcere, ma come vedete il potere, la politica e i soldi continuano a imporre la loro forza. Questa, se i fatti saranno accertati, si dimostrerebbe la nuova vera mafia. Questo video dei carabinieri che racconta l'inchiesta ci dice una cosa importante. La giustizia è lenta, ma arriva. A Palermo riescono a soccorrere un neonato di 7 mesi in difficoltà respiratorie. Fabio Agnello, dopo aver visto la disperazione dei genitori del piccolo, scesi in strada per chiedere aiuto, non esitare a mettersi in contatto con gli operatori del 118 e con la cugina ha messo in pratica le manovre dettate dai sanitari. Una storia di solidarietà a lieto fine. Un atto encomiabile, lei ha dimostrato grande freddezza, ha portato a termine un'operazione di salvataggio a un bimbo di 7 mesi, ma ci racconti di più. In realtà, come dire, non c'è molto da aggiungere, nel senso che è stato tutto tempestivo. Mi sono accorto di questa famiglia che era in difficoltà, aveva questo bambino in braccio, quindi io che ero per strada mi sono accorto della situazione, sono corso incontro. Ho visto che il bambino non respirava per l'appunto, quindi mi è venuto d'istinto naturale chiamare il 118 e quantomeno tentare di farmi dire qualcosa per cercare di intervenire sul bambino. Poi fortunatamente il caso, non so cosa ha voluto che ci fosse lì mia cugina che era appena arrivata. E vorrei sottolineare questo aspetto perché senza il suo intervento realmente non so come sarebbe potuta finire, ecco, tutta la Di situazione. fatto cosa avete fatto praticamente? Di Ecco. fatto niente, appena il 118, centri del 118 mi ha passato un operatore, io ho riferito a mia cugina che ha avuto questo istinto, direi quasi materno, essendo anche una madre, di prendere questo bambino e ho riferito le manovre che c'erano da fare per espellere appunto questa ostruzione, chiamiamola così. Il bambino si è ripreso subito, quasi subito, fortunatamente. Ecco, lei sicuramente è riuscita a mantenere una freddezza non comune che in quel caso è stata risolutiva.
Direi di sì, come dire, è stato tutto frutto dell'istinto, sono momenti particolari, devo dire che mi è andata piuttosto bene, si è andata a finire così, insomma. Non hai molto tempo per ragionare, ho fatto quello che mi è, come dire, venuto in mente in quell'istante e fortunatamente è servito. Ecco, gli operatori del 118 sono stati sicuramente immediati anche nel rispondere e nel gestire la situazione, ecco. Assolutamente, è stata una linea diretta con, diciamo, con l'evento che si era creato fino a quando non sono arrivati. Quindi sotto questo punto di vista sono stati veramente eccezionali fino a quando appunto sono arrivati e hanno salvato il bambino, per così dire, perché quello è il loro lavoro. Noi, tra virgolette, abbiamo improvvisato le manovre che ci hanno detto, ma assolutamente, con il loro intervento il tutto si è risolto per il meglio, fortunatamente. Dopo aver parlato con i genitori, pensa che insieme a sua cugina tornerete a trovare anche questo bimbo? Sì, ci siamo detti questo in sostanza. Sostanzialmente ha riferito a mia cugina. Sì, lo faremo con piacere, perché no? Insomma, è una bella storia. Un appello quantomeno per istituire delle lezioni nelle scuole, per noi ragazzi, per salvare i bambini in queste situazioni, ma qualsiasi altra persona per queste manovre, che salvano letteralmente la vita. Quindi, se è possibile, non so, le istituzioni, se prendono atto di questa cosa, istituire realmente corsi di questo tipo. Mercoledì 3 maggio, pizzo ad un imprenditore. I carabinieri hanno arrestato un commerciante di Villa Abate. Secondo le indagini, sarebbe stato l'intermediario. A Villa Abate, i militari del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato Antonino Ciaramitaro, di 47 anni, commerciante, titolare di un negozio di abbigliamento. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, che ha accolto la richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia in relazione ad un episodio estorsivo. Il provvedimento è legato al fermo eseguito lo scorso 26 aprile nel corso dell'operazione Luce, che aveva portato in carcere alcuni esponenti ritenuti componenti della famiglia mafiosa di Villa Abate. Le indagini avrebbero accertato che Ciaramitaro sarebbe stato un intermediario per un'estorsione ai danni di una ditta di distribuzione merci a Villa Abate. Il complesso delle investigazioni ha consentito infatti di acquisire un quadro indiziario grave, idoneo ad evidenziare la condotta penalmente rilevante in ordine all'estorsione commessa ai danni di un'impresa del settore della distribuzione merci che si protraeva da anni attraverso il pagamento cadenzato in occasione delle principali festività. Momenti di tensione su un bus della linea AMTS in corso Sicilia a Catania. Un uomo sotto l'effetto di crack ha aggredito l'autista ed un vigile urbano intervenuto per bloccarlo. È stato necessario l'intervento di tre volanti della questura. Ancora un'aggressione per un autista dell'AMTS della linea 935. Un uomo, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo ha colpito. Il peggio è stato scongiurato dall'intervento di alcuni passeggeri e dal tempestivo arrivo di una pattuglia di polizia. L'aggressore si è rivoltato anche contro gli agenti e anche contro un vigile urbano, che però alla fine lo hanno fermato. L'autista è stato condotto in ospedale, dove le ferite riscontrate sono risultate non gravi. È stato dimesso con 7 giorni di prognosi. L'AMTS ha espresso vicinanza e solidarietà al proprio dipendente, annunciando che si costituirà parte civile anche per questo ulteriore episodio di violenza nei confronti di un proprio dipendente, ricordando come già da tempo ha messo in atto diverse azioni per contrastare questo fenomeno, a cominciare dalla vigilanza a rotazione su tutti gli autobus in servizio. Ad oggi non riusciamo a comprendere perché questi atti così non giustificabili nei confronti di chi giornalmente svolge un servizio per la città di Catania. E proprio oggi, nella giornata di oggi, una protesta dei lavoratori per tutto quello che sta accadendo nella MTS Catania Spa nei confronti degli stessi.
perché sono da 4-5 anni che non si riesce più a trovare il bandolo della matassa in questa azienda. La stessa azienda non riesce a dare un servizio, non riesce a garantire la mobilità per i cittadini catanesi e più che mai purtroppo chi è che ne paga sono gli autisti, i conducenti e i cittadini catanesi che non si vedono con un servizio adeguato alla città. Visto la forte adesione dei lavoratori, chiederemo un incontro con l'amministratore unico per poter trovare la soluzione nell'immediatezza, altrimenti saremo costretti a una nuova protesta di sciopero di 24 ore che purtroppo coinvolgerà tutti i lavoratori e gli stessi cittadini che si verranno a mancare il servizio pubblico. Non ci avete fatto niente, il libro di Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto ucciso nella strage di Capaci, è stato presentato alla caserma Lungaro alla presenza di Matteo Piantedosi, ministro degli interni, e di Lamberto Giannini, capo della polizia. Racconta la storia mia e di Antonio, le scelte di Antonio. E quindi, siccome io giro le scuole di tutta Italia e parlo ai bambini, volevo proprio insomma, lasciare qualcosa a loro che, come diciamo sempre, insomma, sono il nostro futuro. Quindi, e l'ho voluto proprio chiamare in questo modo perché è una frase che io dico sempre, ma non perché insomma, è la classica frase fatta. Non ci avete fatto niente, perché dopo 31 anni noi siamo qui a parlare di Antonio, siamo andati avanti, sono cambiate tante cose, i nostri figli, i nostri nipoti sono diversi da noi e quindi a me il sorriso non l'hanno tolto, i miei figli sono cresciuti, questa città è cambiata, quindi non ci avete fatto niente. Lei che incontra spesso i bimbi, cosa sanno? Perché non possono ricordare. Cosa sanno? Quello che gli diciamo noi. Quello che gli diciamo noi, quello che gli dicono i genitori, e quindi è giusto parlare a loro. Devono sempre sapere che cosa è successo in questa città e che ci sono stati dei grandi uomini che hanno voluto il cambiamento e l'hanno pagata con il bene più prezioso, l'hanno pagato con la propria vita. Devono cambiare tante cose ancora, abbiamo ancora tanto, tanto lavoro da fare in questa città, però non possiamo mai dire non è cambiato nulla, è solo che bisogna andare avanti e bisogna io mi sono resa conto che oggi forse è più importante rivolgersi a un pubblico adulto, agli adulti che hanno radicato dentro determinate cose, ma ai bambini e ai bambini no, ecco perché bisogna parlare a loro. Devono essere loro che devono parlare ai loro genitori, devono fare loro le domande ai loro genitori. E con l'arresto di Matteo Messina Denaro, che sicuramente insomma, è stata una grande vittoria, dice sì dopo tanti anni, però la dimostrazione che poi lo Stato vince sempre, noi li arrestiamo. Va bene? Quindi questo è chiaro che è anche una grande soddisfazione per me, ma anche per la Sicilia intera. Però non dobbiamo far capire che la mafia è finita. Cioè è chiaro che dobbiamo stare sempre attenti e dobbiamo capire sempre come vanno le cose. Per me è un grande riconoscimento che cioè per questi 31 anni di lavoro, di battaglia, di pugni nello stomaco, di cose non dette, di risposte che non sono arrivate, però oggi insomma, avere il ministro che viene a Palermo, il capo della polizia e che sono venuti tanti tanti amici proprio per me e per affetto, per me è molto emozionante, devo dire. Giovedì 4 maggio, oltre 3,5 kg di droghe, i carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato due uomini, entrambi noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato due uomini, un 33enne termitano e un 43enne palermitano, entrambi noti alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Il 33enne, nel corso di una perquisizione personale, domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 3,4 kg di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma di 3.550 euro ritenuta provento dell'attività illecita. Il 43enne, nell'ambito della medesima attività, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina, nonché di materiale per il confezionamento. L'indagine ha inoltre permesso di denunciare stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Procura per i minorenni di Palermo per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne trovato in possesso di 14,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 630 euro, un 34enne, un 23enne e un 17enne. La droga ritrovata è stata sequestrata e inviata al competente laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. I due arresti sono stati convalidati dal GIP del Tribunale di Palermo, il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il palermitano. Sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Wind 3 contro la vendita dell'intero asset della rete ad un fondo di investimento svedese. Per i sindacati si tratta di una scelta sbagliata, mirata solo a fare cassa. Noi siamo contro questa decisione perché non è un progetto industriale, è soltanto un progetto speculativo che non dà garanzia per il futuro del lavoro, per i dipendenti di Wind 3 e nemmeno per quelli che dovrebbero transitare sulla nuova azienda. Invitiamo il governo a farsi carico di un problema che riguarda tutto il settore delle telecomunicazioni, che si sta mettendo in ginocchio lavoratori e lavoratrici che da anni con sacrificio e dedizione hanno creato valore per questo paese. Quindi io invito il governo a farsi carico della vertenza del settore delle TLC, incominciandoci da Wind 3. Per tutelare il futuro di questi lavoratori che è seriamente messo a rischio da una manovra che sta facendo l'azienda Wind di divisione dell'azienda in due e vendita di un pezzo a un fondo svedese. Che un'operazione che apparentemente potrebbe anche sembrare indolore, però è un'operazione di smembramento e smantellamento del settore delle TLC e dell'azienda Wind in particolare, perché noi sappiamo benissimo che le aziende oggi si reggono soltanto se sono unite in un settore quale è quello delle TLC, dove la guerra spasmodica ai prezzi, quindi la guerra al prezzo fa sì che le aziende siano difficilmente sostenibili sul mercato, quindi l'operazione che sta facendo Wind è quella di dividere e vendere a pezzi. Sanità, dalla regione circa un miliardo per 4 nuovi ospedali. La giunta Schifani ha nominato Salvatore Iacolino, dirigente generale della pianificazione strategica. Dopo il via libera al polo pediatrico arriva dalla regione l'ok anche alla costruzione di 3 nuovi ospedali a Palermo, oltre alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero in Grassia di Corso Calatafimi. La giunta regionale ha deliberato la riprogrammazione delle risorse previste al programma straordinario di interventi finanziato con fondi statali del CIPE e cofinanziato con risorse regionali. Il totale degli investimenti ammonta a 958 milioni di euro. Nello specifico, il piano, che sarà valutato dal Ministero della Salute, prevede 364 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale civico di Palermo, 348 milioni per il nuovo policlinico del capoluogo siciliano e 240 milioni per la costruzione del nuovo polo onco-ematologico Palermo Nord. Infine, ulteriori 6 milioni di euro, in aggiunta ai 20 già precedentemente assegnati, serviranno per far fronte all'adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell'ospedale in Grassia. La giunta ha dato inoltre mandato all'assessore alla salute di programmare la spesa di 22 milioni di euro per l'efficientamento energetico del policlinico di Messina, relativamente a sale operatorie e reparti ad alto consumo di energia.
fondi che si aggiungeranno ai 34 milioni già assegnati per interventi di manutenzione straordinaria. La riprogrammazione approvata dal governo regionale consentirà la creazione di centri di alta specialità con ricadute positive in termini di miglioramento della qualità assistenziale anche in relazione all'esperienza maturata durante la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. La Giunta ha anche approvato il conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'assessorato della salute a Salvatore Iacolino, già commissario straordinario del Policlinico di Palermo. Venerdì 5 maggio, maxi blitz dei carabinieri a carico di 68 indagati per mafia, droga ed estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. L'indagine, denominata Carbec, è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Catania, Fontana Rossa, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea. Dall'alba di oggi in tutta la provincia di Catania, nonché a Siracusa, Agrigento, Pavia e Vibo Valentia, oltre 400 carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno condotto un'imponente operazione denominata Carbac, coadiuvati dal 22esimo Reggimento Sicilia, dallo squadrone eliportato cacciatori, dal nucleo elicotteri e dal nucleo cinofili. 68 gli arrestati dai militari che con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania hanno individuato due associazioni criminali aventi epicentro nel quartiere catanese San Giorgio. La prima dedita alla commissione di un numero impressionante di furti di autovetture, la maggior parte delle quali era destinata ad essere oggetto di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. La seconda dedita al traffico di cocaina. Tra gli arrestati figurano appartenenti ai clan mafiosi Cappello e Cursoti Milanesi. Ben 113 capi di imputazione che vengono contestati agli indagati, tra i quali figurano, in aggiunta alle 68 persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi, anche ulteriori 20 soggetti a piede libero. Le investigazioni hanno documentato come meticolosamente organizzati in tre batterie, ciascuna con una competenza territoriale ben precisa, gli indagati avessero affinato a tal punto le tecniche criminali da essere in grado di rubare un'autovettura parcheggiata su pubblica via in appena 20 secondi. Altri indagati svolgevano invece il ruolo di mediatore con i proprietari dei mezzi rubati per concordare la restituzione del mezzo dietro versamento di un riscatto di importo variabile tra i 500 e i 1500 euro. Nel filone dell'indagine relativo agli stupefacenti invece è stato accertato un ingente traffico di cocaina sia all'ingrosso che al dettaglio, con partita di droga acquistata al prezzo di 42.000 euro al chilo, che rifornivano fioranti piazze di spaccio site nei quartieri catanesi di Librino e San Giorgio, ma anche a Nicolosi, Siracusa, Trapani e Palermo. Il Parlamento della Legalità Internazionale organizza il Festival della Legalità e della Gioia. Si svolgerà a Palermo, nel quartiere Brancaccio, il 19 maggio, a Monreale, alla Cassa del Sorriso, nello stesso giorno, nel pomeriggio. Sarà presente l'ex questore di Palermo, Renato Cortese, presidente onorario del Parlamento. Vogliamo proporre proprio questo cammino culturale che abbiamo già annunciato nel recente incontro che abbiamo fatto presso la sala dei gruppi parlamentari a Montecitorio, lo ha fatto il vicepresidente Salvatore Sardisco, annunciare a tutta l'Italia e direi pure all'estero, perché probabilmente avremo una delegazione che arriverà da Madrid di studenti, il Festival della Legalità e della Gioia, che noi facciamo subito dopo il 9 maggio, perché come dice Monsignor Carmelo Ferraro, noi siamo la risposta al grido di San Giovanni Paolo II quando lanciò l'anatema, verrà una volta il giudizio di Dio. Abbiamo pensato di creare due giorni, il 18 pomeriggio saremo davanti alla sede di presidenza del Parlamento della Legalità a Monreale, dove Nicola Di Matteo, il fratello di Giuseppe, il bambino sciolto nell'acido, porrà una pianta di tanti fiori, fiori del profumo di libertà. E poi, ecco il grande appuntamento, il 19 maggio alle ore 9 del mattino tutto il mondo scuola sarà presente a piazza
ex piazza Anita Garibaldi, piazza Beato Padre Pino Puglisi, dove proprio nel luogo dell'eccidio noi canteremo la vita. Verranno ragazzi da tutte le parti, anche della Sicilia, per cantare la bellezza e dire ai carnefici di Cosa Loro: con un proiettile l'avete ucciso, ma noi gli ridiamo la speranza e la gioia. Sarà con noi il già questore di Palermo Renato Cortese, presidente onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Leggeremo il messaggio di Monsignor Antonio Staglianò, che è il presidente della Pontificia Accademia di Teologia di Roma. Nel pomeriggio ci sposteremo presso la Casa del Sorriso a Monreale, dove il nostro vicepresidente ha già coordinato un grande concorso canoro letterario artistico, dove faremo festa con i bambini della Casa del Sorriso, e sarà pure con noi il bambino più bello d'Italia, che è il piccolo Antonino Caponnetto. È un appuntamento di gioia, ecco perché abbiamo voluto aggiungere, questo ci tengo a sottolineare, che legalità non è solo dire ai carnefici di Cosa Loro noi prendiamo le distanze, no, ma deve essere un inno di gioia, di speranza e di amore alla vita, cantare la bellezza di dire che Padre Puglisi, sì, lo avete solo ucciso, ma l'avete fatto passare alla storia. E chiedo anche di poter aggiungere una battuta, quella di ringraziare l'ufficio degli insegnanti di religione cattolica dell'arcidiocesi di Palermo, nella persona di Don Antonio Zito, per il patrocinio, come anche Maurizio Artale del Centro Padre Nostro, che insieme tutti e tre le realtà porteranno avanti questo messaggio di amore alla vita. Ieri, sabato 6 maggio, il rilancio del Mezzogiorno e il ruolo da protagonista di micro e piccole imprese al centro del convegno che si è svolto all'Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, promosso dalla Confederazione Nazionale Artigiani. Le percentuali di utilizzo delle risorse europee e nazionali nel periodo 2014-2020 non sono incoraggianti, ma è per questa ragione che il governo sta procedendo ad una fase di attenta valutazione dei singoli interventi, perché come è noto i progetti devono essere completati entro il giugno del 2026. Noi stiamo lavorando per poter avere questo monitoraggio chiaro e, d'intesa con la Commissione europea, proporremo delle soluzioni di modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per avere la possibilità di individuare interventi che da una parte adeguino il piano ai nuovi scenari. È necessario capire quali interventi sono realmente concretamente realizzabili entro il giugno del 26. Confido nel senso di responsabilità di Francoforte, della Banca Europea, mentre noi come governo, lo voglio sottolineare, non abbiamo assolutamente fatto un solo euro di debito, proprio perché le condizioni impongono sobrietà. E tuttavia si è avviata una stagione di riforme seria che ci consentirà, in una prospettiva di 5 anni naturalmente, di poter realizzare tutte le riforme finalizzate a valorizzare innanzitutto il Mezzogiorno d'Italia. Tra gli interventi per lo sviluppo c'è certamente il sostegno alla piccola e media impresa, ecco perché vi è bisogno di innovazione, di educazione dei giovani all'autoimprenditorialità e di inserimento in un network della comunicazione e delle connessioni che passano attraverso il lavoro che insieme sapranno fare la politica, la buona politica, le istituzioni, gli organismi di rappresentanza e ovviamente le università. Da Palermo un segnale di riscatto, abbiamo segni di ripresa importantissimi, un PIL che aumenta oltre la media in Italia, oltre la media dei paesi europei più all'avanguardia come Francia e Germania, quasi una crescita inaspettata, quindi c'è voglia di scommettere sull'Italia. Circa il 34,5% delle imprese italiane risiede nel Mezzogiorno e questo è un dato che non possiamo sottovalutare, perché rappresenta il tessuto produttivo su cui poter rilanciare non solo il mondo imprenditoriale ma il territorio e le comunità attorno. Purtroppo c'è ancora in questo paese una narrazione della piccola impresa con l'artigiano, con la salopette, la borsa dei ferri
che gira per le città a riparare o costruire cose. Gli artigiani, i piccoli imprenditori, lavorano con l'università e non a caso oggi abbiamo scelto l'università come luogo di confronto. Gli artigiani e le piccole imprese, anche grazie alla nostra associazione, si affidano ai bandi europei per far evolvere le proprie aziende. Sono diventate 4.0 per soddisfare come subfornitori i nostri clienti, che sono soprattutto le grandi aziende. Allora, intanto questo è un evento che riguarda il Mezzogiorno d'Italia, che purtroppo, come sappiamo statisticamente, siamo indietro anche nelle infrastrutture e in tutto quello che occorre per il nostro settore. Noi del mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese vogliamo che sia più vicina a noi la politica, perché con la politica dobbiamo ragionare e non litigare. Il professor Antonio Cascio, infettivologo del Policlinico di Palermo, parla della fine dell'emergenza pandemica che ci ha accompagnato per tanti anni. L'emergenza è finita, sono stati anni veramente difficili che ci lasciano la consapevolezza, la certezza di come un virus pandemico può veramente mettere a repentaglio il genere umano. Il ricordo più triste è quello di vedere delle persone che all'inizio della loro malattia non stavano così male, poi nonostante le cure si sono aggravate e purtroppo sono morte. Il virus ormai lo conosciamo abbastanza bene, continuerà a mutare, emergeranno nuove varianti. Queste nuove varianti saranno fortunatamente sempre meno aggressive, le persone saranno sempre più immunizzate nei confronti del coronavirus e quindi fondamentalmente io considererei conclusa questa fase appunto pandemia, come d'altra parte è stata dichiarata conclusa, però il virus continuerà a circolare, ci saranno delle persone fragili che purtroppo potranno anche avere delle conseguenze gravi a seguito dell'infezione. La sanità siciliana, italiana in genere è sicuramente migliorata a seguito di questa emergenza, sono stati assunti tanti medici, sono stati aumentati i posti letto negli ospedali, si è studiato tanto, quindi sicuramente siamo tutti diventati più bravi. Di fronte a una nuova pandemia, speriamo che non si verifichi mai, siamo sicuramente più preparati ad affrontarla. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona domenica, arrivederci.